Passato Ferragosto e con settembre ormai alle porte, in questo fine settimana anche gli italiani ritardatari delle ferie saranno costretti a mettersi in marcia per fare ritorno a casa, diventando loro malgrado i protagonisti dell'ultimo controesodo estivo. E che sia in auto, in nave, in aereo o in treno, il rientro dalle ferie quest'anno più che mai sarà salato, a causa dei rincari sul costo dei carburanti che graveranno economicamente sulle tasche degli italiani. Per qualcuno, poi, al salato si aggiunge anche l'amaro, quello della discriminazione causata dalle barriere architettoniche. Un disabile in carrozzina, automunito e di ritorno dalle ferie, sarà infatti costretto a fare il rifornimento prima di mettersi in viaggio, pagando il carburante con il prezzo maggiorato del servito, data l'impossibilità di fornirsi al fai-da-te delle pompe di benzina. A denunciarlo è Claudio Ferrante, responsabile regionale delle politiche per la disabilità della CGIL Abruzzo e Molise. Le persone con disabilità sono costrette, a causa della inaccessibilità del trasporto pubblico, di utilizzare anche per brevi tratti la macchina. Spesso l'autobus è inaccessibile, la pedana non funziona, impossibile poterci salire. Pensiamo che soltanto il 10% delle stazioni in Italia è accessibile e quindi ci rendiamo conto come le persone con disabilità sono costrette a prendere l'auto proprio perché i mezzi pubblici sono inaccessibili e appunto il caro carburante incide notevolmente proprio anche per questo motivo all'interno delle famiglie che hanno una situazione di grave disabilità. Per combattere discriminazioni e garantire pari opportunità, la Regione Abruzzo nel 2016 ha emesso una legge che consente alle persone con disabilità che hanno una difficoltà fisica di poter fare fornimento al benzinaio e poter essere aiutato dall'operatore usufruendo degli sconti del self-service. Questo dice la legge e quindi era una legge molto importante che garantiva anche l'inclusione delle persone con disabilità. Che cosa è accaduto? Che questa legge dorme nei cassetti della Regione Abruzzo da ben 7 anni. È una cosa inconcepibile, pazzesca questa cosa. E allora come CGIL Abruzzo Molise rivendichiamo in maniera decisa questa gravissima vergogna, perché sono trascorsi, vogliamo contarli, 7 anni, 7 mesi e 14 giorni e quella legge è ancora morta. E non è un caso che non è la sola legge morta per quanto riguarda la disabilità nei pressi della Regione Abruzzo. Quindi noi diciamo e chiediamo con forza e determinazione, la CGIL lo chiede all'assessore Quaresimale per le politiche sociali della Regione Abruzzo, di immediatamente di sbloccare senza se e senza ma questa legge, fondamentale proprio anche per l'economia delle persone con disabilità. Poi non dobbiamo dimenticare una cosa, la differenza tra il prezzo servito e il self-service è all'incirca di 20 centesimi, ciò significa che ogni pieno di carburante sono 10 euro. Consideriamo quanti pieni si fanno in un anno e vediamo quanto effettivamente le persone con disabilità, a causa delle barriere architettoniche, sono costretti a spendere